Bene, buonasera a tutte e a tutti. Come avete capito da questi primi incontri, la stella polare che ci ha guidato negli approfondimenti è l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, sottoscritta il 25 settembre del 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta e ovviamente alle persone che lo abitano. Dopo aver tentato di fornire un po' di informazioni sul contesto generale e sulle questioni sociopolitiche e della sostenibilità sociale ed economica, oggi con Giulio Boccaletti iniziamo a ragionare dei temi più specificatamente caratterizzanti la sostenibilità ambientale, avendo ben chiara la strettissima interconnessione tra le due questioni. L'acqua, infatti, accompagna la vita dell'uomo da sempre. Ma solo recentemente è emersa l'idea della possibilità dell'uomo di preservarla, di regolarne l'uso, di contrastarne la carenza. Infatti, in Italia, ad esempio, la prima disciplina organica in materia di acqua nell'ordinamento risale alla legge 319 del 76, quindi 45 anni fa, la legge Merli. E per la prima volta si avverte l'esigenza di apprestare un'adeguata tutela alla risorsa idrica. La legge Merli indicava in maniera dettagliata sostanze inquinanti, ponendo dei limiti al loro scarico per la prima volta nelle acque e alla loro concentrazione. Ma dobbiamo aspettare il 1994, cioè ieri quasi, perché arrivasse la legge 36, la legge Galli, che introduce il concetto di servizio idrico integrato, inteso come gestione dell'intero ciclo dell'acqua, dall'emungimento del sottosuolo, passando per la distribuzione, arrivando alla raccolta e alla depurazione. Gli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire con la riforma erano principalmente quattro: il miglioramento dell'efficienza produttiva, il miglioramento della qualità del servizio, della tutela dell'utente, l'autosufficienza finanziaria del settore e la salvaguardia della risorsa. Oggi affronteremo il tema dell'acqua in una visione globale, con un'eccellenza italiana e mondiale che ringrazio della presenza e di cui siamo onorati, insomma, di questa presenza. Giulio Boccaletti, laureato in fisica a Bologna, dottorato di ricerca in scienze dell'atmosfera e oceano alla Princeton University. Lavora come ricercatore all'MIT di Boston, dove si è occupato di clima, fluidodinamica, geofisica e oceanografia. È stato socio partner di McKinsey & Company, la più grande società di consulenza strategica al mondo. Ha servito una dozzina di governi e istituzioni internazionali su sviluppo economico, sostenibilità ed acqua. Ha anche fatto da consulenza a diverse compagnie internazionali su questioni di strategia e transizione a un'economia a basse emissioni. È stato poi direttore generale e Chief Strategy Officer a The Nature Conservancy, un'organizzazione not for profit di sostenibilità ambientale. Con oltre 1 miliardo di dollari di fatturato annuo, e qua ti dà l'idea, insomma, delle dimensioni, che operava in oltre 40 paesi. Attualmente è alla Smith School di Oxford, dove si occupa di economia della sostenibilità. È membro onorario del Comitato Scientifico del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Membro del board editoriale del giornale Water Security. Scrive frequentemente per la stampa internazionale e ha partecipato alla produzione di diversi documentari in collaborazione con l'americana PBS, incluso una serie di documentari sull'acqua, mandati in onda nel 2020 e vista da svariate milioni di spettatori. Il suo libro Water Biography esce in settembre per Penguin e sarà disponibile in Italia verso la fine di quest'anno, inizio del prossimo, per Mondadori. Ricordo che durante il suo intervento potete scrivere le vostre domande in chat, poi sarà mia cura raccoglierle e farle a Giulio. Ovviamente io ringrazio Giulio perché voi capirete che è riuscito a trovare il tempo per dedicarci, insomma, questa oretta con noi sulla base degli impegni che avete sentito. Credo sia a Londra in questo momento, è uno dei grandi cervelli italiani che abbiamo esportato all'estero, che mettiamo a disposizione dell'intero globo. Grazie Giulio e a te. Prego. Grazie mille, grazie Stefano, è un piacere essere qui con voi, che faccio partire qua la presentazione. E, è un vero piacere parlarvi, stasera sono qui a Londra. E, la questione dell'acqua è una questione a cui ho dedicato negli ultimi 15 anni in un modo o nell'altro e può diventare rapidamente una questione molto tecnica, però io ho pensato che stasera magari vi racconto, diciamo, alcune delle tematiche di più ampio respiro che si riflettono nella questione dell'acqua, anche in virtù del fatto che oggi si parla spesso di investimenti in economia sostenibile, del ruolo, diciamo, dei cambiamenti climatici. Tutte queste tematiche sono tematiche in cui l'acqua gioca un ruolo fondamentale. Allora, per cominciare, ho pensato che dobbiamo cominciare dalla domanda forse più banale, che è quanta acqua c'è sul pianeta, no? Questa sembra una domanda ovvia da cui partire. E se voi immaginate di raccogliere tutta l'acqua
che è sul pianeta oggi e di raccoglierle in una bolla, in una sfera di acqua e chiedere quanto è grande questa sfera rispetto al pianeta. Bene, se guardate lo schermo, ecco, questa è la quantità di acqua che abbiamo sul pianeta. È una quantità fissa da quando l'acqua è arrivata sul pianeta svariati miliardi di anni fa, probabilmente su asteroidi, quindi l'acqua non si consuma nello stesso senso in cui il petrolio si consuma, per esempio, però è sicuramente una quantità finita e relativamente scarsa. Questa immagine però è fuorviante perché in realtà la maggior parte dell'acqua in questa bolla teorica si trova negli oceani, è acqua salata, no? Quindi se voi vi chiedete, beh, quanta acqua fresca, quanta acqua non salata c'è sul pianeta, beh, ve la faccio vedere, è questa bolla molto più piccola. Okay? Quindi questa è la quantità di acqua non salata presente sul pianeta oggi in qualsiasi momento. Anche questa immagine, anche questa bolla più piccola, però è un po' fuorviante, perché in realtà 2/3 dell'acqua presente in questa sfera sono bloccati nei grandi ghiacciai della Groenlandia, nei grandi ghiacciai dell'Occidente, dell'Oriente e dell'Antartide. E quindi non sono fa di fatto accessibili, non sono l'acqua di cui abbiamo esperienza tutti i giorni. E circa 1/3 di questa bolla è in realtà bloccata in grandi depositi sotterranei, alcuni fossili, altri irraggiungibili dalle tecnologie economiche che abbiamo a disposizione. E quindi quanta acqua che viene nei fiumi, acqua che gira nei laghi, acqua che ci piove in testa, quant'è l'acqua che effettivamente abbiamo a disposizione per tutti i nostri usi sul pianeta? Beh, ve la faccio vedere, guardate attentamente sul Golfo del Messico, eccola lì, vedete? Vi metto un cerchietto rosso attorno così la vedete. Ecco, questa è l'acqua che abbiamo a disposizione per fare tutto ciò che serve, crescere cibo, alimentare industrie, alimentare città e quant'altro. Quindi l'acqua è scarsa in questo senso, di nuovo non è scarsa nello stesso senso che il petrolio è scarso, non viene consumata, non ci sono processi sul pianeta che fanno scomparire l'acqua, a parte un po' di elettrolisi nell'alta atmosfera, però è sicuramente finita, in qualsiasi punto, in qualsiasi momento abbiamo veramente poca risorsa. Questa immagine però non vi deve dare l'impressione che la storia dell'acqua sia semplicemente una storia dove noi siamo dei giganti che ci dobbiamo preoccupare di questa risorsa fragile. Perché in realtà, nonostante sia così poca l'acqua che gira nei fiumi e che si trova nei laghi, l'acqua partecipa a dei processi planetari potentissimi. Un modo per vedere questo fatto è considerare semplicemente l'energetica del pianeta. Dal Sole ci vengono giù circa 170.000 terawatt di potenza, questa è la quantità di energia per secondo che viene irradiata dalla nostra stella sul pianeta. E per darvi un senso di scala, tutta l'energia usata dall'economia mondiale, tutto il petrolio, le cose che ci servono per scaldarci, per alimentare le nostre industrie, beh, quelle sono 13 terawatt di potenza, no? Quindi è una quantità energetica che viene dal Sole molto, molto più grande. Ebbene, molta di quell'energia viene intercettata dall'acqua sul pianeta. Ogni volta che il sole brilla su dell'acqua in superficie, l'acqua poi evapora, assorbendo energia, e poi rilascia quell'energia da qualche altra parte quando ricondensa e torna giù sul pianeta. Quindi se noi guardiamo alla dimensione di quel ciclo di acqua, beh, scopriamo che ogni settimana 4.000 miliardi di metri cubi d'acqua girano in questa grande macchina termica planetaria, no? Ora, di nuovo, per darvi un senso della scala, tutto l'uso irriguo d'acqua del mondo, tutta l'acqua che noi usiamo per alimentare le coltivazioni di grano, per alimentare le coltivazioni di piantagioni, ammonta a 77 miliardi di metri cubi alla settimana, quindi una frazione piccolissima del ciclo dell'acqua. Quindi, pur essendo scarsa, i processi idrici sul pianeta sono giganteschi rispetto alla presenza e alla potenza, diciamo, delle attività umane. Un'altra cosa da notare, che non è su questa slide, è il fatto che l'acqua è anche un potentissimo gas serra. Il vapore acqueo, come ben sapete, se guardate una pentola che bolle per fare la pasta, il vapore acqueo è trasparente alla radiazione visibile, ma è completamente opaca alla radiazione infrarossa.
e quindi agisce come una coperta che copre tutto il pianeta. Infatti, il pianeta è fondamentalmente abitabile grazie all'acqua. Quindi il messaggio che voglio dirvi è che l'acqua è scarsa, è vero, ma è elemento che partecipa a dei processi potentissimi sul pianeta. E questo si vede se andiamo a vedere diciamo, la storia del paesaggio planetario sul lunghissimo periodo. Quindi se per esempio guardiamo ai dati del Cenozoico, che sono gli ultimi 60 milioni di anni, adesso non parliamo di come si fa a fare questa misura, ma si possono misurare le temperature sul pianeta negli ultimi 60 milioni di anni, vedete che nella prima parte di questo periodo non c'erano ghiacci sul pianeta, le temperature erano sufficientemente alte che non c'era ghiaccio sul pianeta. Intorno al Miocene, intorno a 30 milioni di anni fa, compaiono i ghiacciai antartici. E poi circa 5-10 milioni di anni fa compaiono tutti i ghiacciai dell'emisfero nord, il ghiacciai della Groenlandia, il ghiacciai dell'Himalaya e così via. Ebbene, questa grandissima trasformazione idrica del pianeta succede perché l'acqua è coinvolta in questi grandi processi planetari. Ovviamente noi non c'eravamo, non li abbiamo visti, no? Gli ominidi compaiono solo intorno a 4-5 milioni di fa, l'Australopiteco, il primo ominide, è di circa 5 milioni di anni fa. E quindi non abbiamo esperienza di questi grandi mutamenti. Se poi guardiamo agli ultimi 5 milioni di anni ed espandiamo quella curva, vediamo un costante decremento della temperatura. Se seguite questa curva, vedete che nel tempo aumentano le oscillazioni fino ad arrivare intorno ai 2 milioni di anni fa, 1 milione di anni fa, a grandi oscillazioni per un periodo di circa 100.000 anni. Beh, queste sono le grandi glaciazioni, le glaciazioni che hanno creato le valli nelle Alpi, le grandi valli moreniche che si vedono nel nostro paesaggio. Beh, anche questa grande trasformazione del paesaggio idrico, noi non, fondamentalmente non ne abbiamo esperienza. Noi, l'Homo sapiens, la nostra specie, compare solo circa 300.000 anni fa, quindi la nostra vita sul pianeta copre solo le ultime due glaciazioni e durante tutto quel periodo siamo nomadi e foraggiatori. Se poi vi chiedete qual è il periodo durante il quale, che esperienza ha la civiltà del paesaggio idrico, dell'acqua sul pianeta? Beh, stiamo parlando del periodo dal quale diventiamo sedentari, il periodo durante il quale creiamo la scrittura, durante il quale creiamo la scienza, l'arte, durante il quale le società sedentarie crescono enormemente. Beh, lì stiamo parlando fondamentalmente degli ultimi 10.000 anni. Quindi l'acqua è scarsa, ma trasforma il paesaggio del pianeta in maniera drammatica, ma noi come società umane abbiamo un'esperienza estremamente limitata dello spettro di trasformazione che può succedere sul pianeta. Volevo darvi questa introduzione sul ruolo dell'acqua nel pianeta, perché poi l'argomento centrale che vi voglio comunicare stasera è che l'acqua è una sostanza, un elemento centrale della nostra, non solo della nostra geografia, ma della nostra cultura, della nostra economia, della nostra politica. E partiamo da un'evidenza storica. Questa è una mappa, è la mappa più antica del mondo che noi abbiamo. È una mappa disegnata su una tavoletta probabilmente del VII secolo avanti Cristo. La tavoletta è qui al British Museum a Londra, 1,5 km da dove abito, da dove sto parlando, ed è una tavoletta che viene dalla biblioteca di Ashurbanipal a Nineveh. Ma è una tavoletta che è probabilmente una copia del VII secolo di una tavoletta precedente, del IX secolo avanti Cristo, che racconta la storia di grandi epiche mesopotamiche, che parlano di grandi inondazioni, che vanno indietro nel tempo. Addirittura sul retro di questa tavoletta ci sono riferimenti all'epica di Gilgamesh, che è un'epica probabilmente sumera, quindi stiamo parlando del quarto millennio avanti Cristo, dell'epica di Atrahasis. Ma voglio portare la vostra attenzione alla parte inferiore di questa tavoletta, dove c'è questo cerchio, che è la prima mappa. E il cerchio rappresenta questo fiume, questo cerchio attorno al centro della tavoletta rappresenta il mare, è il fiume salato, come lo chiamavano. Ma è una rappresentazione della Mesopotamia. E vi faccio vedere qua, al centro esatto di questa rappresentazione, è il fiume Eufrate. Il fiume Eufrate che è il centro del mondo in questa concezione del paesaggio. Poi vedete qua la città principale, in questo caso Babilonia, e poi vedete che i termini principali, gli elementi principali di questa concezione del paesaggio sono tutti idrici. E quindi qui sotto a destra vedete
le paludi mesopotamiche, che sono un ecosistema che tra l'altro esisteva fino al secolo scorso, è stato prosciugato principalmente durante il regime di Saddam Hussein, e poi il famoso Shatt al-Arab, che è il canale che collega il Golfo Persiano all'Eufrate, al sistema del Tigri e dell'Eufrate, e di cui noi abbiamo varie memorie storiche. Figuratevi che Ariano parla di questo canale raccontando le storie di Alessandro, che viaggia, Alessandro il Grande, che viaggia nel IV secolo a.C. su per l'Eufrate. Quindi il paesaggio storico delle antiche civiltà, la concezione della loro casa, è una concezione fondamentalmente idrica. Fondamentalmente idrica. Se avessimo tempo potremmo parlare dell'economia, della loro economia, della loro società in relazione a questo. Benissimo, con questa idea in mente, vi voglio portare adesso in Europa, più vicino a casa, e in Italia. Perché quello che vi voglio comunicare è che questa centralità dell'acqua, questa importanza dell'acqua per la società, per la nostra società, è un fatto storico. Ed è molto importante, io credo, rendersi conto di questi temi nella dimensione storica, perché poi vedrete che sono gli stessi temi che si presentano anche oggi. E quindi partiamo dalla rappresentazione del mondo, diciamo, ai tempi dell'Impero Romano. Questa è una carta che rappresenta tutti i punti di trasporto diciamo, del massimo estensione dell'Impero Romano, e questa sovrapposizione è la cosiddetta tavola peutingeriana. La tavola peutingeriana è una mappa, di nuovo, probabilmente circa anno 1000, intorno all'anno 1000, ma è una rappresentazione di una mappa tardo imperiale romana, probabilmente del IV secolo d.C., che in realtà si rifà a un famosissimo stradario, una famosissima mappa del mondo prodotta da Marco Agrippa durante l'età augustea. Ora, se guardate i dettagli di questa carta, che adesso ve la faccio vedere più da vicino, noterete che questo è uno stradario, no? È una mappa delle grandi strade di comunicazione romane, ma in realtà l'elemento principale che voi vedete in questa mappa rappresentato sono i fiumi, è il paesaggio idrico. Perché? Perché il paesaggio idrico era, diciamo, il principale strumento di trasporto dei beni. Se bisognava trasportare grani o grandi pesi, ovviamente era molto più economico e molto più sicuro trasportarli per i fiumi che non trasportarli, diciamo, per strada. E quindi ora arriviamo in Italia, queste sono le Alpi, ed ecco qui il Po, in questa mappa rappresentato qua, che vedete sfocia nell'Adriatico, e questo è il paesaggio, diciamo, fondamentale italiano visto dall'Alto Impero. Badate bene che questa concezione del paesaggio centrata attorno alla risorsa idrica rimane così per altri 1000 anni. Se voi avete visitato la sala delle mappe dei Musei Vaticani, per esempio, avete visto queste grandi mappe, che sono mappe del Cinquecento, e anche quelle mappe sono organizzate fondamentalmente attorno al paesaggio idrico, non al paesaggio terrestre, no? Questa è una caratteristica fondamentale fino a molto recentemente. Tra l'altro, vi faccio notare, io sono di Budrio, vicino a Bologna, e questa mappa anche mostra Budrio, anche se sfortunatamente credo si tratti di un altro Budrio, perché è a pochi chilometri da Ravenna, in questo caso è Budrio, è più vicino a Bologna. Bene, quindi l'acqua è un elemento fondamentale della geografia di una società. È anche un elemento fondamentale della cultura di una società. Vi do un paio di esempi. Questo è un affresco di una storia di San Benedetto. San Benedetto, fondatore del monasticismo occidentale, VI secolo, si ritira da Roma, della famiglia romana, si ritira a Subiaco, vicino a questo lago bucolico. Gregorio ci racconta, nelle Vite di Benedetto, si ritira vicino a questo lago bucolico, in eremitaggio, e poi ci sono tutte queste storie. Questo lago ha un ruolo fondamentale nella storia di Benedetto, perché vari miracoli, si dice, succedono lì. Questo immagine di San Maurizio che salva San Placido, che sta annegando nel lago. San Maurizio riesce a camminare sul lago grazie all'intercessione di San Benedetto. Questo lago bucolico, questo posto che doveva essere questo ricongiungimento con la natura, beh, in realtà è un lago interamente artificiale. Questo Gregorio non ce lo dice, però noi sappiamo che questo era un lago artificiale romano.
Infatti, nel monastero di San Benedetto a Subiaco c'è un dipinto del 400, 1400-1428, che è nel refettorio, questo che vi mostro qua, dove c'è un'immagine di questo lago rappresentata. E vedete che in basso a destra c'è l'immagine di un santo che pesca, e notate che pesca seduto su un'infrastruttura. Questa è una diga. Infatti il lago non c'è più, ma il lago si pensa essere stato il lago artificiale che Nerone costruì, parte di un sistema di tre laghi che Nerone costruì per la sua villa a Subiaco, tra l'altro con una diga enorme, la diga più grande al mondo, fino probabilmente alla metà del 500. E quindi diciamo, il paesaggio idrico è un paesaggio culturale, è un paesaggio che sempre riflette una tensione dinamica tra la società, gli investimenti che la società fa e poi la percezione di quello stesso paesaggio. Vi faccio un altro esempio, sempre di questa dinamica. Questa è una mappa che vi mostra dove era il Po intorno all'anno 1000. Passava per Ferrara, quindi l'alveo principale del Po passava più a sud di dove è adesso. E poi nel XII secolo c'è la cosiddetta rotta di Ficarolo, che è sostanzialmente un evento catastrofico durante il quale il Po esonda e l'alveo si sposta a nord. Spostandosi a nord, le acque del Po, che sono carichissime di sedimenti, cominciano a versare molto vicino alla Serenissima, molto vicino alla laguna di Venezia. I veneziani si preoccupano ovviamente perché se i sedimenti continuano a accumulare c'è il rischio che la laguna si riempia. E di conseguenza, intorno al 600, nel 1601 per l'esattezza, fanno una grande opera idraulica che si chiama il Taglio di Porto Viro, che vi faccio vedere qua, eccolo qua, che è necessario per riindirizzare, deviare le acque del Po verso l'Adriatico, più in basso, verso sud. E il risultato netto di questa deviazione è questo grande promontorio, che c'è ancora oggi, ovviamente, diciamo, oggi credo sia il Parco Veneto del Delta del Po, che esce dalla costa adriatica e che è stato creato sostanzialmente, naturalmente, dal fiume, dai sedimenti del fiume, ma fondamentalmente, artificialmente, dal taglio di Porto Viro del 1600 di Venezia. E oggi, ovviamente, questo si vede dallo spazio. Se voi guardate una immagine satellitare dell'Italia, ecco, vedete la traccia di una intervento umano del 1600. Quindi la storia dell'acqua e società è una storia dinamica, una storia di interazione che lascia tracce nel territorio e lascia tracce che si accretono nel tempo, si aggiungono e si sommano e si stratificano nel tempo. L'acqua è un elemento geografico, è un elemento culturale, è anche crucialmente, è anche criticamente un elemento economico. Di nuovo, questa è una tematica storica, è vero oggi, ma era vero 800 anni fa. Questa è un'immagine dall'alto di Bologna, la mia Bologna, e voi sapete, Bologna è in mezzo alla pianura padana, nessuno si potrebbe immaginare che Bologna sia una città portuale, una città costiera, eppure Bologna ha avuto per un certo periodo il quinto porto più grande d'Europa, aveva una flotta. Ed è perché Bologna in realtà è una città d'acqua. Oggi visitando Bologna non si vede, a parte alcuni punti, ma Bologna è irradiata di canali che furono costruiti per sostenere l'economia tessile di Bologna a partire dal 1200, cioè dall'età comunale in poi. Perché? Perché Bologna, l'economia di Bologna, soprattutto l'economia della seta di Bologna, si basava sulla manifattura di filo di seta usando questi grandissimi sistemi meccanici di bobine. Questa è una sezione di un edificio a tre piani e voi vedete questo cilindro centrale, era una macchina con 4.000 bobine che potevano filare filo di seta a, diciamo, dimensioni di produzione industriale, attivata, vedete, nel basamento dell'edificio da una serie di ingranaggi che erano attivati da un mulino verticale che li vedete in basso a sinistra. Il mulino verticale era alimentato da acqua che veniva portato nel basamento di questi edifici dai canali tramite dei doti che si chiamavano chiaviche.
C'erano dozzine di questi edifici in tutta Bologna, e Bologna è diventato un grande porto produttore di tessuti. E c'è un bellissimo modello 2 a 1 al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna che vale veramente la pena vedere. E quindi Bologna, l'economia di Bologna, cioè l'economia medievale, tardo medievale, rinascimentale, è basata sulla vendita in tutta Europa di questi filati, di questi tessuti che venivano prodotti a Bologna, portati tramite un canale navile verso il sistema del Po, poi dal Po venivano portati a Venezia, da Venezia via mare venivano poi portati in tutti i grandi porti europei. L'economia di questo tipo non era solo basata sulla seta, coloro che tra voi sono dell'Emilia-Romagna sanno che la canapa ha avuto un ruolo importante nell'economia locale di molti comuni, di molti posti della pianura emiliano-romagnola. Beh, la canapa oggi la concepiamo come una cosa che si usa per la tovaglia, ma in realtà la canapa è l'ingrediente fondamentale per la vela, delle barche a vela. E ovviamente dalla fine del Cinquecento, dalla battaglia di Lepanto fino all'introduzione della locomozione a vapore, la vela era il vento era il principale combustibile, se volete, della globalizzazione del 1600-1700, e la vela era il principale strumento. Quindi le città come Bologna e altre che producevano canapa avevano un'enorme esportazione, erano sostanzialmente l'Arabia Saudita del vento, se volete. Ecco. Quindi l'acqua non è solo un fattore geografico, non è solo un fattore culturale, è anche un fattore fondamentalmente economico, e vedremo che lo è anche oggi. E infine è anche un fattore politico, e questa è una cosa molto importante. L'acqua ha una profonda simbologia proprio perché dalla notte dei tempi, da 10.000 anni fa, le società sedentarie continuano a rapportarsi con questo agente dinamico. Questa è un'immagine che ho fatto io quando si poteva ancora viaggiare, della famosa fontana dei Quattro Fiumi a Roma. Questa è un'opera di Bernini della metà del Seicento, commissionata da Innocenzo X, Papa Innocenzo X, ed era, ricordate, questo è il momento in cui le grandi guerre, diciamo, protestanti, le grandi guerre di religione sono finite, c'è stata la pace di Westfalia, diciamo, c'è un tentativo da parte della Chiesa di riaffermare la propria universalità, e la simbologia di questo monumento è interamente basata sull'acqua, a partire dalla cima, dove c'è la colomba con il rametto di olivo nel becco, che è naturalmente un riferimento alla storia biblica dell'inondazione, all'obelisco di età domiziana, che naturalmente si riferisce alla grande civiltà fluviale egizia, poi alle quattro grandi statue che sostengono questo grande monumento, statue che rappresentano i quattro grandi fiumi della globalizzazione del XVII secolo: il Danubio, il Nilo, l'Indo e credo il Rio del Plata. Ecco, quindi l'acqua ha questo, nella storia anche del paesaggio italiano, ha questa fondamentale valenza culturale, geografica, economica e politica. E io sostengo che questo sia vero anche oggi, e sicuramente è vero in tutto il mondo. Io ho lavorato in tanti paesi diversi, e per darvi una così un'immagine di quello che è la discussione sull'acqua oggi, non posso che partire dagli Stati Uniti, paese che conosco molto bene, in cui ho lavorato per tanti anni. E quando si parla degli Stati Uniti e dell'acqua, non si può non parlare del bacino idrico principale del paese, che è il Mississippi Missouri River, il fiume Mississippi Missouri. Questo è un fiume enorme, e si potrebbe dire è l'origine della competitività del sistema economico americano, sicuramente in tutto il XIX secolo e probabilmente in parte del XX secolo. È il paniere del mondo. Questo è un fiume enorme, dendritico, con una canalizzazione infinita. La somma di tutti i canali che ci sono in questo sistema idrico è maggiore di tutti i canali del mondo messi assieme. È un sistema di trasporto incredibilmente sofisticato ed enorme, che coincide esattamente, unico posto al mondo. Questo non è vero per tanti altri panieri, pensate ai grandi granai
dell'Ucraina della Russia non hanno la stessa conformazione geografica. L'unico caso al mondo in cui si ha questo enorme sistema dendritico di trasporti che coincide con un enorme sistema di produzione. Questa è una mappa di dove si concentra la produzione agricola in America. Vedete che è sostanzialmente congruente con il bacino del Mississippi. Okay? Quindi è un fiume culturale, ovviamente, se avete letto Mark Twain o se avete letto Faulkner, sapete che il Mississippi ha un ruolo culturale, ma anche un motore economico di enorme importanza per gli Stati Uniti. Ci sono naturalmente conseguenze nella modernità a questo uso economico del fiume. Una cosa che si può fare è tracciare l'uso dei fertilizzanti, azoto e fosforo, che fluiscono dai campi e dalle città nel fiume Mississippi, convogliano questa enorme quantità di fertilizzante. E quello che succede è che il fertilizzante si concentra, va a finire nel Golfo del Messico, esattamente come il Po poi porta i fertilizzanti nell'Adriatico. Ma il fertilizzante è talmente iperfertilizzato questo bacino che quando arriva l'acqua nel Golfo del Messico, iperfertilizza le alghe, quindi sono queste enormi fiorescenze di alghe che portano il Golfo del Messico a essere sostanzialmente anossico, senza ossigeno. Quindi ci sono 20.000 chilometri quadrati di oceano dove non può vivere nulla perché il bacino del Mississippi è questo enorme motore economico che però ha questo costo ambientale enorme. Non è solo un costo ambientale, adesso se guardate in fondo, nella foce del Mississippi, questo quadrato che io ho fatto vedere qui. Beh, se facciamo uno zoom in lì, vi faccio vedere la costa del Mississippi, che lì è la Louisiana. Beh, la costa della Louisiana sta cambiando. E sta cambiando perché tutte le infrastrutture sul Mississippi trattengono i sedimenti. Quei sedimenti che vi ricordate, sul Po preoccupavano i veneziani. Beh, qua i sedimenti vengono trattenuti dalle infrastrutture idriche del Mississippi e come risultato la costa dell'America meridionale. Dell'America, la costa meridionale dell'America, degli Stati Uniti, si sta erodendo e si sta erodendo a un tasso straordinario. Pensate che la Louisiana perde un campo da calcio ogni 45 minuti, ancora oggi, no? Quindi la relazione con l'acqua è una roba complessa, è una cosa che si manifesta in tantissime dimensioni diverse. Se poi immaginate che io vi sto raccontando questa storia perché mi interessano gli Stati Uniti e che non riguarda l'Italia, vi sbagliate. Questa è un'immagine del carico di fosforo nei vari paesi, nelle varie località del mondo, come vedete, sostanzialmente congruente con sviluppo economico, densità di popolazione e densità agricola. Quindi l'Italia e l'Europa tutta è al centro di un enorme hotspot di utilizzo di fertilizzanti. Bene, questa è la storia del Mississippi, uno dei grandi fiumi moderni. Un'altra tematica importante, se questa è la tematica della qualità, della gestione del fiume, un'altra tematica importante di cui avrete sentito sicuramente parlare è quella della scarsità d'acqua. Per illustrare questo problema vi porto nel Colorado, un altro fiume che ho visitato tante volte. Il fiume Colorado è un fiume iconico dell'ovest degli Stati Uniti, sicuramente avrete visto le immagini. Questo è il Grand Canyon che è stato tracciato dal fiume Colorado. Il Colorado è un fiume di una valenza culturale importantissima, tant'è che la maggior parte della gente che ha visto un western riconosce questo tipo di paesaggio. Bene, il Colorado si trova in questo momento in una situazione totalmente insostenibile. Qualche anno fa è stato fatto un calcolo del bilancio idrico del Colorado e qui lo vedete disposto nel tempo, dall'inizio del secolo scorso fino a, diciamo, una proiezione futura. La riga azzurra è la quantità d'acqua che è presente nel bacino in ogni momento, la riga rossa è la domanda, la curva di domanda per acqua e come vedete nel corso del XX secolo la curva di domanda è aumentata con la popolazione e la produzione agricola, man mano che la gente si spostava ad ovest, no? La famosa conquista dell'ovest degli Stati Uniti, fino a che alla fine del secolo scorso non si è arrivata alla saturazione. Non c'è abbastanza acqua nel Colorado per soddisfare tutti i bisogni di tutti i cittadini, 40 milioni di persone che vivono dipendenti da questa risorsa idrica. Quindi il paese più ricco al mondo, il paese tecnologicamente più avanzato al mondo, si trova in questa situazione. C'è un modo molto visivo di far vedere questo problema. Questo è il Colorado. Questo è il Colorado a 200 km dal mare ancora, sottoterra,
subito dopo il confine con il Messico, dopo l'ultima diga del Colorado. Questo è un rivolo, una foto fatta dal mio collega, ex collega alla National Conservancy, è un rivolo che si può fermare con un piede. Questo, il grande Colorado è finito questo. E questo è in fondo l'immagine della modernità. Il problema della scarsità non è limitato a posti remoti come il Colorado, ma anche a posti come, per esempio, il centro dell'Asia. Vi porto in un altro posto che sembrerà esotico, ma non lo è, lo capirete in un secondo. Questo è il fiume, il lago di Aral, il mare di Aral, che era il quarto lago più grande del mondo per estensione, tipicamente mantenuto da due fiumi, la Moldavia e il Sirdarya, che sono stati deviati sin dal tempi di Stalin per la produzione del cotone, deviati a tal punto che nel 2001 il mare di Aral era così. Ed è una situazione molto dinamica. Nel 2014 questo è quello che era rimasto. Questa è un'immagine da satellite, chiariamoci. Questo è un posto enorme, completamente prosciugato. E voi mi direte, ma perché ce lo stai raccontando? Il centro dell'Asia a noi non interessa. Ebbè, in realtà la produzione di cotone è globalizzata. I mercati del cotone sono fondamentalmente globali. Quindi tra voi, tra coloro che mi stanno ascoltando stasera, molti di voi staranno indossando cotone, è probabile che alcuni di voi indossino cotone che in parte è venuto dal centro dell'Asia, dall'Uzbekistan o dal Kazakistan. Beh, in quel caso, guardatevi, voi state indossando il mare di Aral. Questo problema del fatto che tramite la globalizzazione gli effetti in un posto poi si manifestano in altro è un problema endemico. Si possono computare le quantità di acqua virtuale, di acqua come quella che è contenuta nella maglietta o nella camicia che stavo appena menzionando, si possono computare i cicli di acqua come viaggiano tramite le merci in giro per il mondo. Questa è un'immagine, cosa complessa, però fondamentalmente quello che dovete prendere da questa immagine è che l'Europa e l'Italia è un importatore netto di acqua virtuale. In altre parole, i prodotti che noi usiamo, prodotti di cotone, prodotti di cibo, eccetera, eccetera, prodotti che vengono da altrove sono esposti alla vulnerabilità idrica che si manifesta in altri paesi. Questo è uno dei modi in cui l'acqua si manifesta e chiaramente poi ci sono conseguenze geopolitiche molto importanti. Se avessimo più tempo vi potrei raccontare anche dell'evento delle rivolte arabe, per esempio del 2011, che hanno molto a che fare con scarsità in Cina e in Russia. E per finire, un'altra tematica importante, presente, il presente dell'acqua, che ha però radici storiche molto profonde, è il problema dello sviluppo delle infrastrutture. Sentirete spesso gente parlare degli investimenti in nuove infrastrutture, infrastrutture per la gestione di inondazioni o quant'altro. Ebbè, questa non è una novità, ma bisogna capirsi su cosa si intende. Allora, volevo far vedere questo caso della Cina, partendo dal fiume Yangtze, un altro posto che ho visitato, su cui ho lavorato molto. Il bacino del fiume Yangtze è un bacino immenso, copre circa un terzo della Cina, è un fiume molto complicato, però un evento in particolare storicamente molto importante, un evento che successe nel 1931, la più grande inondazione della storia dell'umanità, che probabilmente non avete mai sentito parlare, ma fu un evento catastrofico, non si sa esattamente quanta gente morì, ma si pensa intorno ai 2 milioni di persone. Coprì aree enormi, 180.000 chilometri quadrati, milioni di ettari di coltivazioni colpite, miliardi persi economicamente, e questo creò una frattura, una crisi nella relazione della Cina con l'acqua, che poi nel tempo ha prodotto la sua risposta che si è manifestata recentemente con la costruzione di questo. Questa è la Three Gorges Dam, la diga delle tre gole, ed è la più grande diga al mondo. È una roba immensa, l'ho visitata varie volte, sono 2,5 chilometri di lunghezza, sono 40 milioni di tonnellate di cemento, costruita per badare, per tenere lo Yangtze ed evitare che l'evento del 1931 si ripetesse. Per darvi un senso della scala, questo è anche un impianto idroelettrico e ha una capacità installata di 20 gigawatt. Questo singolo pezzo di infrastruttura rappresenta potenza installata più o meno di un terzo di quello che produce, di quello installato in Italia. Naturalmente questo pezzo di infrastruttura creato per sicurezza, creato per gestire la variabilità dell'ambiente, ha poi avuto un costo enorme, no? Perché ha creato un lago artificiale
di 600 chilometri, questo ha trasformato il paesaggio cinese, anche risultato nella perdita di un patrimonio storico immerso, immenso, sommerso dall'acqua. Hanno spostato 1,5 milioni di persone per far posto a questa infrastruttura e hanno totalmente trasformato l'ecologia di questo fiume. E non si sono fermati lì, perché poi, dopo la Frigo-Gesdano, hanno costruito Chilodou, Zhangjiakou, queste grandi, enormi dighe che hanno trasformato tutta la parte centrale dello Yangtze in un canale, in un grande impianto idroelettrico con una capacità installata di 100 e passa gigawatt. Ora, voi magari guardate questo e pensate che disastro. Ricordatevi che l'Italia fece con le debite proporzioni esattamente la stessa cosa su Piave, fondamentalmente dagli anni 30 fino alla catastrofe del Vajont. Quindi questo è un meccanismo di gestione dell'acqua che è tipicamente del XX secolo, ma che adesso sta diventando del XXI secolo. Questa storia si sta ripetendo ovunque, non si sta ripetendo in Italia. Questa è una mappa degli impianti idroelettrici costruiti in blu, o progettati o in costruzione in arancione e in rosso, e vedete che mentre in Europa, negli Stati Uniti, i puntini sono principalmente blu, nel resto del mondo si sta costruendo ovunque. Guardate in particolare sull'Himalaya o guardate in particolare sui Balcani, i nostri vicini, dove c'è un'efflorescenza di impianti industriali idroelettrici. Quindi, per concludere, l'acqua che verrà, come siamo messi con questa risorsa con cui abbiamo questa relazione millenaria? Beh, non benissimo. Ci sono vari modi per vedere questo. Uno è dal punto di vista strettamente ecologico. Il WWF compila i numeri di animali che dipendono da vari ecosistemi nel tempo. Ha fatto un rapporto recentemente, ha fatto vedere che mentre noi siamo triplicati dal 1970 ad oggi, gli animali terrestri sono caduti dello 40%, abbiamo perso il 40% degli animali terrestri, abbiamo perso il circa 40% degli animali marini. Ma se voi pensate che questi siano numeri catastrofici, aspettate a vedere cosa è successo nei sistemi idrici, perché animali che dipendono da fiumi sono crollati dell'oltre tre quarti, dell'oltre 75%. È sostanzialmente un tasso di estinzione questo. Quindi, dal punto di vista ecologico, i sistemi fluviali del mondo sono in pessima salute, come risultato di questa continua relazione. Un altro modo di vedere il problema è dal punto di vista di ciò che si aspetta, dal punto di vista climatico. Mi scuso, qua non ho messo la scala, ma i colori marroni caldi sono i colori in cui alla fine del secolo corrente avremo una riduzione del 20-30% di precipitazione. Vedete che sopra il Mediterraneo e soprattutto sopra l'Italia c'è una fondamentale trasformazione della precipitazione dalla quale dipendiamo. Quindi non siamo messi benissimo. Un altro modo di vederlo, io lavoro molto con il forum di Davos, ogni anno loro fanno una stima di quelli che sono i rischi più alti di impatto, misurati in termini di impatto e probabilità per la prosperità globale. E a livello basso ci sono cose come la proliferazione del debris orbitale. Poi più alti impatti e probabilità, organizzazione criminale, la diffusione di armi di massa, oppure fallimenti finanziari sistematici o la volatilità dei prezzi di energia, ma la crisi idrica la piazzano al punto più alto. L'hanno fatto per gli ultimi 10 anni continuativamente. Cioè, ministri e amministratori delegati del mondo ritengono che la crisi idrica che vi ho cercato di tratteggiare è probabilmente tra i rischi più alti sistemici alla prosperità globale. E questo naturalmente si riflette poi nella quotidianità. Questi sono alcuni titoli che io ho selezionato rapidamente dalle ultime settimane, agli ultimi mesi, da vari giornali nazionali e locali italiani, per farvi vedere che i temi di cui ho parlato, sia storici che contemporanei, la siccità, le inondazioni, i problemi di qualità, sono problemi quotidiani ormai, sono problemi di cui abbiamo esperienza anche in un paese avanzato, come l'Italia. Ecco, il ruolo dell'acqua nel mondo che verrà, quindi. Quello che volevo comunicarvi è, al di là delle questioni tecniche di cui poi possiamo parlare, è che l'acqua importa non perché è una questione tecnica che va gestita, ma perché è una questione fondamentalmente politica, è una questione geografica, come avete visto, nel tempo trasforma il paesaggio di un paese. Infatti è la principale leva di trasformazione del paesaggio, è un elemento culturale. La dinamica tra la società e il paesaggio idrico è fondamentalmente culturale. Pensate alla canapa, pensate a Bologna, pensate a Venezia. È economica, dalla seta alla produzione del Mississippi all'idroelettrico
in Cina ed è fondamentalmente politica, perché avessimo più tempo potremmo parlare delle implicazioni geopolitiche, per esempio della costruzione dell'idroelettrico nel mondo, di chi la sta facendo, no? E quindi non è un argomento tecnico, è un argomento che interessa a tutti, è un argomento di cittadinanza. E in questo senso è molto importante, credo, che il pubblico comprenda questi aspetti più generali. Bene, se vi interessa imparare di più, io, come diceva Stefano all'inizio, ho pubblicato un libro, sta uscendo in inglese, in America e in Inghilterra a settembre, si chiama Whose Autobiography, e dovrebbe poi uscire appunto con Mondadori qualche mese dopo. Ecco, io sono qua in piedi nel Tamigi, e vi ringrazio. Se mi volete contattare, volete seguire quello che sto facendo, potete trovarmi a questo indirizzo. Grazie mille. Stefano, sei in mute. Non ti sentiamo. Sfortunatamente non posso vedere le vostre domande, se no potrei rispondere io direttamente. Ma... Sente? Ah, ecco, sei tornato. Perfetto, ottimo. Allora, ti dicevo, allora. Raccolgo un po' di domande. La prima domanda è sulla qualità delle acque in Italia e come mai si è giustificata la quantità di acqua minerale che beviamo. Poi tutti si pongono il problema di come siamo messi sull'utilizzo e la depurazione delle acque nel nostro paese. E poi l'ultima domanda, e ti lascio poi veramente la parola, è come cittadini, e io aggiungo come cooperatori, cosa possiamo fare per migliorare lo stato delle cose e tentare, ai sensi dei principi cooperativi sanciti a Manchester, di lasciare ai nostri figli un mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato? Sono tutte ottime domande. Sulla prima, sull'acqua minerale, l'Italia è un'anomalia. In realtà l'acqua, nella maggior parte dei casi, l'acqua potabile delle utility italiane è perfettamente potabile e non c'è ragione se non gusto e branding di comprare acqua minerale. Ci sono altre ragioni per avere acqua oligominerale, ma l'acqua del rubinetto è perfettamente bevibile, perfettamente sicura. E tra l'altro costa molto meno, perché se voi pensate che una bottiglia d'acqua da un litro può costarvi, non so, 1 euro o 2, beh, con 1 euro voi comprate un metro cubo di acqua che esce dal vostro rubinetto, cioè una vasca da bagno di acqua. Quindi, diciamo, deve essere veramente un desiderio grande per voler bere l'acqua minerale. L'Italia è un paese strano, è inusuale che si beva così tanta acqua minerale, però così è. La qualità dell'acqua in Italia, dal punto di vista del ciclo, diciamo, l'acqua che arriva dai sistemi idrici, per la maggior parte è acqua, insomma, pulita. L'Italia ha un tasso di sicurezza molto alta. La pulizia delle acque reflue è più variabile, l'incidenza delle reflue, diciamo, lì si vede, diciamo, una funzione della capacità economica dei bacini, perché costa avere impianti di depurazione e spesso sono mancati investimenti. Infatti ci sono stime del gap di investimenti nel settore idrico italiano, che principalmente sono gap negli investimenti del ciclo dell'acqua potabile, e la maggior parte di quei gap sono sulle acque reflue, non sono tutte trattate, con naturalmente conseguenze principalmente ambientali. La questione del ruolo della cooperazione è fondamentale, perché, come spero abbiate visto dalla mia narrazione, poiché l'acqua è fondamentalmente un agente enorme che non si può confrontare individualmente, si confronta come società. E quindi la questione di come ci si organizza
per esercitare la propria cittadinanza sul paesaggio, è una questione di cooperazione, fondamentalmente. Tant'è che poi anche storicamente tutti gli sviluppi che sono successi, i primi sviluppi idrici in Italia, sono il risultato di forme di cooperazione. Pensate alla grande bonifica renana, per esempio, alle grandi bonifiche preunitarie. E quindi, secondo me, la cooperazione ha un ruolo fondamentale nell'esprimere opinioni su come deve essere il paesaggio. È un esercizio di cittadinanza fondamentale, non è una questione tecnica. Cosa vogliamo? Tenendo presente che non c'è, come dicono in America, non c'è un pasto gratis, no? Cioè, è sempre una questione di bilanciare costi e benefici, no? Grandi società agricole come le nostre, per esempio, hanno il problema di gestire da un lato la produttività del settore agricolo e dall'altro la sostenibilità ambientale. Queste cose si possono fare, ma non in assoluti. Si opera sempre in pratica su problemi specifici e la supervisione della cittadinanza è fondamentale. L'intermediazione di movimenti cooperativi, secondo me, è cruciale nell'assicurarsi che il pubblico abbia accesso a queste tematiche. Ottimo, e abbiamo ancora il tempo per una domanda. Tento di raccogliere insomma i numerosissimi interventi che tra l'altro ti ringraziano per la qualità della lezione, volevo dirtelo perché quasi tutti ti ringraziano per il prezioso contributo che ci hai dato e tanti chiedono la tua opinione su come dire, nel mondo si sta affrontando sta cosa, se c'è una prospettiva ottimista o se, come dire, siamo destinati ad avere sempre più carenza d'acqua, o se in effetti il cambio di sensibilità sta producendo degli effetti e quali, insomma, visto che tu frequenti Davos, insomma, sei uno dei più titolati a ragionare di queste cose, se ci puoi dare anche qualche elemento, come dire, che possa aiutare il nostro ottimismo della volontà, più che alimentare il pessimismo della ragione. Beh, intanto tutte le problematiche dell'acqua sono risolvibili, perché sono tutte create da scelte che facciamo e quindi sono anche risolvibili le scelte che facciamo. Naturalmente bisogna capire quali sono queste scelte. Diciamo, in linea di massima, la situazione con l'acqua nel grande long durée, no? Nella grande arco storico sta migliorando, nel senso che se noi pensiamo alla percentuale di persone nel pianeta che non hanno accesso ad acqua potabile, la percentuale sta scendendo. Purtroppo continuano a non avere accesso i soliti, che sono coloro che abitano in paesi senza risorse, non risorse idriche, ma senza risorse economiche, e non sono in grado di sviluppare, diciamo, impianti di depurazione, accesso all'acqua. Una cosa importante da realizzarsi è che alla fine della fiera l'accesso a risorse idriche moderne è una questione di sviluppo economico. Si potrebbe argomentare che la Cina, che ha, diciamo, attraversato il più grande processo di estrazione della povertà della storia del mondo, portando milioni di persone fuori dalla povertà, dentro, diciamo, una qualche forma di benessere, parenteticamente lo ha fatto in un sistema autoritario, quindi ci sono molte domande profonde da farsi sul regime politico. Però mi rimane la direzione della storia, va nella direzione giusta: c'è meno gente in percentuale oggi di quanto non ce ne fosse 30 anni fa che non ha accesso all'acqua. Però sono sempre 800 milioni. 800 milioni che non hanno accesso all'acqua potabile. Perdiamo tra 1 e 2 milioni di bambini all'anno a causa della dissenteria. Quindi chiariamoci. Ci preoccupiamo della pandemia, ma è ancora la relazione con l'acqua è ancora un problema enorme, risolvibile, ma enorme, no? Se poi ci focalizziamo sull'Italia, l'Italia non ha problemi dal punto di vista, diciamo, dell'accesso ai diritti umani legati all'acqua. Insomma, è un paese evoluto, un paese che ha un sistema molto sofisticato da un certo punto di vista. Però diciamo che ci deve essere la realizzazione che i discorsi si fanno sull'assetto idrogeologico italiano, per esempio, no? Tema che compare a ogni ciclo governativo, è indistinguibile da argomenti di economia sostenibile ed è indistinguibile dal discorso di crescita economica. In altre parole, il secondo esportatore mondiale di grano duro per la pasta, che è l'Italia, e che cresce il grano principalmente, il 40% di quella produzione è in Puglia e in Sicilia, non può non chiedersi cosa succederà a quei comparti economici quando, come vi ho fatto vedere, la precipitazione su quelle regioni cala del 10, 15, 20%, no? E la soluzione a quel problema non è
mistero, però richiede interventi economici, richiede interventi istituzionali e quant'altro. Quindi sono ottimista perché dal punto di vista tecnico è tutto risolvibile. Diciamo che serve una coscienza politica, no? Una cognizione del fatto che questi sono problemi politici, non tecnici, e di conseguenza serve un dibattito pubblico su quale paesaggio vogliamo, quale attività economiche devono avere il beneficio delle nostre risorse idriche, quali ecologie devono essere protette. Ecco, queste sono tutte cose che i cittadini devono, come dire, ingaggiare, devono, la loro volontà deve essere mediata dal sistema politico. Beh, io ringrazio davvero, davvero Giulio per questa straordinaria lezione. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Il tema è stato di una straordinaria, come dire, di un straordinario interesse anche per il taglio che qui è stato dato, quindi un taglio storico, un taglio attuale, un taglio globale, un taglio locale. Quindi davvero grazie Giulio, come dire, in questa tua relazione si vedono tutte le esperienze fatte precedentemente, insomma, il fatto che sei uno dei più grandi esperti a livello globale di questo. Io vi ricordo che appunto Giulio a fine anno pubblicherà anche il libro in Italia. Noi speriamo di averlo di nuovo con noi, magari per la presentazione del libro. Io mi impegno personalmente a vedere con le nostre librerie, insomma, con i negozi, perché, come dire, è credo compito anche nostro di cooperatori di valorizzare le eccellenze italiane che possono cambiare anche il dibattito pubblico mondiale. Ringrazio quindi Giulio per questa sua disponibilità, lo saluto da Londra, saluto tutti voi e vi attendo ovviamente per il prossimo appuntamento fra 15 giorni. Grazie e buona serata. Buonasera.